si rinnova l'appuntamento con il Grande Calcio qui su EA Sports. Oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Un caloroso saluto da Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniele Adani. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Gara che dovrebbe regalarci gol ed emozioni tra Udinese e Milan. Come sempre, Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante, questo match pare essere davvero imperdibile. Grazie per essere qui oggi e buon divertimento! Si comincia! Prova questo filtrante alto. Grande tempestività di questo intervento. Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. Veniamo per la porta. Bennacer insieme a Brahim Diaz come coppia centrale di centrocampo. E due attaccanti per cercare la via del gol e tenere impegnata la difesa avversaria. Milan che manovra, norma del vantaggio. Prova a andare. Respinge la conclusione. Palla raccolta in scioltezza dal portiere. Milan che avanza. Ha aperto l'interno senza inquadrare la porta. Beh, Pier, probabile che volesse metterla sul secondo palo, no? A vedere dalla posizione del corpo, ma non l'ha per niente colpita bene e non era coordinato. Ibrahimovic. Ibra! Che la respinta, pallone ancora buono. Hernandez. Ibra, palla ancora in gioco, pericolo, brutto disimpegno, attenzione, ecco il tiro, il portiere si tuffa e ci arriva, bella parata. Corner battuto in mezzo. Senza problemi il portiere su questo corner, nonostante il contatto con l'avversario. Hernandez. Capisce tutto e ferma l'azione. Occhio alla verticalizzazione. Nulla di fatto qui. Tonali.
Il Milan che non ha fatto praticamente toccare palla agli avversari negli ultimi 15 minuti. Stanno chiaramente spingendo sull'acceleratore per trovare il gol del vantaggio. Se lo meriterebbero per quanto stanno costruendo. Vediamo, vedremo se i loro sforzi verranno premiati. Grande recupero. Si ricorda al gentile pubblico di lasciare Ibra. Ottima la parata. Tonali, gioco fermo, c'è il fuorigioco. Sprecano tutto con questo errore, non penso che il tecnico in panchina la prenda bene. Pallone non è uscito e non era facile. Prova l'imbucata per il compagno. Palla sul legno, ma non è finita. Conclusione murata, palla ancora viva. Riconquista palla, ottima lettura. L'aveva indirizzata bene, il portiere non ci sarebbe mai potuto arrivare. Conclusione che si è infranta contro il palo, negando loro il gol del vantaggio. Occhio al tiro. Il portiere dice di no, perfetto. Molto semplice questo. Zlatan Ibrahimovic, Selemakers, porta palla, Ibra prova, 1-0, è arrivato il gol del vantaggio, strameritato. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. C'è un giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. Bennasser, servito Tonali, Tomori, Brahim Diaz, nuovo possesso per loro. Ci sarà un minuto di recupero. Primo tempo che va dunque in archivio, le squadre tornano negli spogliatoi. Comincia il secondo tempo, Milan avanti di un gol, dovrà mantenere un alto livello di concentrazione. Attenzione al movimento dei compagni. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Prova ad aggirare la difesa. Riceve palla, pericolo da lì. Rallenta l'azione, non è finita. Da lì può far male. L'ha messa fuori. Ma cosa ha sbagliato? Poteva essere il pallone del pareggio. Ha letteralmente graziato il portiere qui. È il momento del cambio. L'allenatore sceglie un assetto difensivo, vuole stanare la formazione avversaria. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Buono il recupero del pallone.
Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione per il Milan. Sostituzione per l'Udinese. Sostituzione per il Milan. Esce dal campo con il numero 4 Ismael Benasser. In campo con il numero 33 Rade Krunic. Nessun problema per il portiere. Palla verticale interessante. Eccolo il gol dell'Udinese. Si era capito, sarebbe arrivato. Era solo questione di tempo. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Selemakers va per vie centrali qui. Ottimo il recupero, riconquista palla. Arbitro che ferma il gioco e assegna la punizione per l'Udinese. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Aumenta la pressione. Brahim Diaz. Occhio all'avanzata del Milan. Ibrahimovic. Grande tempestività di questo intervento. Partono in contropiede. Tiro respinto. Teo Hernandez. Hernandez. Brian Diaz. Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa. Lascia partire il tiro. Si butta e sventa il gol il portiere. Va direttamente in area. Facile l'intervento del portiere su questo colpo di testa. Non un granché, devono fare meglio di così per segnarli. Wallace. Arslan. Si riversa in avanti a caccia del gol partita, manca poco al termine. Para senza problemi il portiere, lui l'attaccante, poteva far meglio. Ibra. Selemakers. Non riescono a tenerlo. Brahim Diaz. Provano ad affacciarsi davanti. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Entrata perfetta, palla in out, sarà rimessa con le mani. Sostituzione in caso di Nese. Tonali. Krunic. Si inserisce bene e recupera.
Prova la botta. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, ma da quella distanza, ma appoggiala, no? Finisce il match, parità al termine dei 90 minuti.